dai che vi faccio un altro video stasera. E torno a parlarvi del vecchio, no? Il vecchio. Sarà brevissima l'introduzione, amici miei. Cani. Cani. L'ho detto nei precedenti video, sono stato a Milano. Dai, una lettura. Premessa. Allora, questo è... Questo lo metterò nella playlist Tao Te Ching, Lao Tzu. Questo è un capitolo che... Mi sono tutti cari i capitoli del Tao Te Ching, però... Questa è una stampa che ho fatto vent'anni fa, veramente è un A4 normale stampato, messo in una cornice a giorno, e adesso non apro neanche il libro, ve lo leggo da qui con una variante. Capitolo 20. L'intelletto discorsivo è fonte di dolore. Le distinzioni dialettiche che consistenza hanno? Fra bene e male, qual è la differenza? Agire come tutti gli altri, norma basata sul timore. No, questo squallore. Tutti sono trasportati da una facile gioia. Basta loro una festa, un paesaggio di primavera quale ci si offre da una terrazza. Io invece, ancorato nel fondo della corrente del sentimento, resto serio e calmo, come un fanciullo che non ha ancora sorriso. Vivo così e vado come se non appartenessi a nessun luogo. Tutti desiderano l'eccesso, mentre io sono come chi nulla possiede, ignaro, semplice, senza spirito pratico. Tutti vivono nella luce, mentre io sono oscuro. Tutti hanno bisogno di compagnia, mentre io non amo, che l'altezza solitaria, indeterminabile come le acque dell'oceano, come l'onda volgo senza posa. Tutti mirano a qualcosa, mentre io sembro semplice e incapace, sono diverso da tutti. E qui viene la variante. Perché io amo nutrirmi della madre, mentre invece, in questa traduzione, Julius Evola dice: ma unito all'essenza originaria produttrice, solo io sono un io. Invece no, perché io amo nutrirmi della madre. Questa è la traduzione più letterale. Amici miei, io ho almeno 6 traduzioni. Quella di Julius Evola secondo me è la migliore, però su questo capitolo, l'ultimo verso, preferisco un'altra traduzione. Spero di non avervi tediato. Non so se faccio altri video questa sera. Buonanotte amici miei, buona strada a tutti.